Transizione 4.0 è un programma specifico messo a punto da Grand Attiva, focalizzato a cogliere l'opportunità di questo momento della fase produttiva dell'animale, durante il quale la capacità di gestire ogni singolo dettaglio diventa una specifica leva economica per la lattazione che sta per iniziare. Per quelle che sono le aspettative di una buona performance della nostra madre. Stiamo dedicando sempre maggior interesse per avere fondamentalmente meno problemi subito dopo il parto e quindi poi avere gli animali che partono subito sia con la produzione e soprattutto per quanto riguarda la riproduzione stessa, quindi al successivo ciclo. Il lavoro che stiamo facendo è quello di lavorare nella fase di transizione in modo da ridurre il rischio di problematiche, a ridurre il rischio sugli animali che potenzialmente possono andare a non performare come potrebbero. Il nostro obiettivo è quello di avere animali che alla quarta settimana abbiano la minima variazione possibile nelle loro performance produttive. Ad ogni giorno della vita produttiva di una vacca da latte nel corso dell'anno, attraverso le fasi di lattazione, asciutta e parto, è associato un fattore di rischio diverso. Concentriamo la nostra attenzione principalmente sulle vacche in transizione, cioè su quel periodo che comprende le ultime 3-4 settimane prima del parto e le 3-4 settimane successive al parto. Questa, infatti, è una fase caratterizzata da un fattore di rischio molto elevato. E solo nel momento in cui riusciremo a gestire e minimizzare il rischio associato alle patologie metaboliche della transizione, potremo intraprendere in modo vincente tutte le successive fasi dell'adattazione. Il lavoro di gestione nella fase di transizione è fare in modo che questi animali possano produrre a 4-5 litri di più al picco e quindi portare un grosso beneficio economico ed essere ingravidati più avanti nel modo più veloce possibile. Credo che la transizione sia oggi universalmente riconosciuta proprio come il prologo della lattazione.